Ragazzi, change my mind su questa canzone. A voi questa sfida. Ehi, bentornati. Quest'estate continua a farsi sempre più calda, ma sempre più calda a causa delle canzoni K-pop strabilianti che stanno uscendo praticamente ogni giorno. Alcuni giorni le uscite sono anche più di una, ad esempio oggi. Oggi però vedremo il ritorno della regina dell'estate, Hyorin. Questo titolo le appartiene, insieme agli altri membri, da quando ancora faceva parte delle Sistar. Per chi non lo sapesse, le Sistar sono le predecessoritrici, quelle che vengono prima delle IVE, erano il gruppo che c'era prima delle IVE e delle Cosmic Girls, ed era un gruppo super famoso per fare canzoni orecchiabilissime, super fresche, anche con una punta di sensualità e un pochino della giusta malizia che serve. A proposito, oggi hanno annunciato che le IVE faranno il loro comeback ad agosto. Io non sono pronta. Abbiamo visto Hyorin recentemente a Kingdom 2, dove ha spaccato tutto, e io ancora adesso mi chiedo come ha fatto a non finire in finale facendo il percorso di gara che ha fatto. Il teaser sembra molto molto caldo, molto molto hot e molto molto provocante, tutto in linea perfetta con quello che è Hyorin. Vi ricordo di seguire il canale, lasciare un mi piace e, se vi sentite espansivi, un commentino. Poi c'è l'Instagram sul K-pop e il sito delle news, dove oggi potrete trovare un articolo sul debutto di Jennie come attrice. Bel camion di ghiaccio, ci vuole, mi sa. Con Hyorin ci vuole, ma che roba! Ma thanks. Non so perché me lo immaginavo. Ragazzi, che queen può essere? Considerate che lei è capo di se stessa, come vi ho già detto più volte. Si è aperta un'agenzia da sola. Apprezzo perché era un po' che non la vedevamo così lanciata sul rap cattivo. Melodica? No, ancora no. Per ora la canzone presenta poche parti melodiche ed è incentrata più sul rap e su uno stile hip hop. Il pre-chorus non so perché, ma mi ha dato un qualcosina delle vibes da Sistar. Fatemi sapere se è solo una mia impressione o se avete avuto anche voi un attimo di flashback del gruppo. Poi ragazzi, per il tipo di performer che è lei, la canzone andrebbe assolutamente guardata con tanto di coreografia. Ok, il ritornello ricorda l'inizio della canzone, quindi all'inizio avevamo già il ritornello. Sarà in due parti. Oh, mi piace la parte quella sotto. Pum, pum. I'm a savage. Abbiamo un'altra savage nell'ambiente. Siete pronti ai no thanks? No thanks. No thanks. No thanks. Ah, così. Aspetta, voglio essere pronta anch'io. No thanks. No thanks. No thanks. Questa seconda parte del chorus mi piace molto di più. Avrei voluto un qualcosina di più melodico. Vediamo. Ma va, che extension enorme c'ha! Quanto peserà quel cappello con l'extension lì? Sentite come preannuncia, esatto, il bridge con tanto di beep. Dance break. Con un drop un pochino diverso. Addirittura sventolarsi coi soldi. Ok, la fine, sì. La fine mi sta dando un po' quello che volevo dalla canzone. E niente, tolto subito. Mm-hmm.
Io non so fare gli occhialini, sono super inquietante. Avrei voluto della canzone più parte così. Cioè, questa qua a parte mi piace tantissimo. Per il resto, purtroppo, la canzone non mi fa impazzire. È orecchiabilissima, è super figa, è super cool, è proprio da badass, però mi manca qualcosa. Quel qualcosa che si era sentita in quella parte del bridge l'avrei voluto almeno quintuplicata all'interno della canzone. Avrei voluto molta più melodicità, molto meno canzone tutta anti-drop e tutta più o meno a livello melodico simile, perché se avete visto non ci sono particolari differenziazioni tra versi, pre-chorus e chorus. È tutto un pochino asettico, risulta tutto un po' metallico nei suoni, un po' che rimbomba anche a vuoto, e soprattutto non abbiamo potuto apprezzare nella sua pienezza le sue vocalità, che sono una delle cose più belle che ci siano mai state nell'industria del K-pop. Per la prima volta pubblico un video dove non mi ritengo soddisfatta la canzone, sono forse un pochino delusa e non odiatemi, sono gusti personali. Penso che la produzione sia ottima, che il video sia ottimo, che lei sia un'ottima artista, ma questa canzone non fa per me. Purtroppo non mi ha trasmesso granché, non mi ha dato chissà quali emozioni e non mi ha nemmeno fatto venire particolare voglia di ballare, quindi da queste cose capisco che la canzone non mi ha colpita particolarmente. Fatemi sapere se invece voi l'avete pensata in maniera diversa, e anzi, se la pensate in maniera diversa, cercate di convincermi su cose che potrei non aver visto o non aver sentito al primo ascolto. Ragazzi, change my mind su questa canzone, a voi questa sfida. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo. Ciao!